non ho molto da dire. Certo, perdere da una squadra che gioca senza pareggiatore, per quanto forte sia, ovviamente, non ti dico la verità, non me l'aspettavo. So che loro sono una squadra forte, molto forte. Forse ho peccato di presunzione anch'io, come probabilmente tutti nel primo set. Abbiamo iniziato il primo set in maniera molto, molto... non facendo niente, sono andati sotto 10-1, quindi loro hanno battuto molto molto bene sicuramente. Stasera battere bene serviva, o facevi punto, se no non sarebbe servito a niente, perché comunque loro giocavano all'alto. Il problema è che questa squadra chiaramente aveva qualche difficoltà nel cambio palla, ovviamente senza il palleggiatore, però ha quattro attaccanti di palla alta che nessun'altra squadra ha. E giocando quei due opposti che alzano, ovviamente il muro diventa difficile da superare, in difesa sono, a fare muro difesa sono molto bravi, hanno faticato nel cambio palla, ma noi abbiamo faticato in attacco in tutta la partita. Tra l'altro il quinto set siamo stati anche bravi, perché io mi aspettavo, perché è stata una partita molto dispendiosa questa, che avremmo pagato probabilmente di più la stanchezza, invece tutto sommato probabilmente l'adrenalina ci ha tenuto su. Mi dispiace solo perché purtroppo questa era un'occasione d'oro, giocare contro questa squadra qui senza il palleggiatore voleva dire rimanere in corsa playoff. Adesso probabilmente se San Vitale ha vinto, noi probabilmente da quarti ci troviamo quinto o sesto. Però siamo ancora lì, solo che adesso tutto è molto più in salita, perché dovremmo andare a questo, era uno scontro diretto in casa, se con una squadra diciamo molto molto rimaneggiata. E adesso dovremmo andare a vincere contro la seconda in classifica in casa loro, per sperare di rimanere agganciati al terreno playoff, altrimenti vorrà dire che dovremo probabilmente fare un campionato che ci staccheremo sicuramente dal terreno playoff. Però purtroppo in questo momento noi siamo questi. Io stasera non sono arrabbiato come lo ero la volta scorsa, il problema è che stasera si sono evidenziate tutte le nostre lacune. In attacco noi siamo questi qua, c'è poco da fare, provate a mescolare un po' le carte, ma non mi sembra che sia cambiato molto. Abbiamo dei giocatori che ancora non sono pronti, danno una mano per quello che possono, ci provano, però noi di fronte a un muro alto così e una difesa di questo genere evidenziamo tutti i nostri limiti in attacco. Ripeto, noi non abbiamo fatto una brutta partita, perché a differenza delle altre volte abbiamo sbagliato meno. Siamo stati molto imprecisi su alzata, secondo me. Il secondo tocco è la cosa che è andata peggio questa sera, ma non del palleggiatore, di altri giocatori. Loro hanno fatto tutta la partita con alzate di altri giocatori con una palla pulita. Noi spesso e volentieri, quando avevamo un secondo tocco, non del palleggiatore, ribadisco, eravamo nettamente imprecisi, ma imprecisi da non poter neanche attaccare la palla. Sono stati veramente tanti, perché il numero di errori in realtà non è stato tanto, non sono stati alti. Ne abbiamo fatte molti di più in tante altre partite che abbiamo vinto. Quello dire è che proprio non riuscivamo a mettere la palla per terra, non c'è cosa da fare. Quindi, ripeto, non sono arrabbiato, sono dispiaciuto molto, molto dispiaciuto, perché chiaramente, ripeto, questa era un'occasione importante per noi, con una squadra molto rimaneggiata, che però non siamo riusciti a sfruttare. Peccato.